Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono passati circa 10 giorni dal mio compleanno e io non ho ancora registrato il video dei regali che ho ricevuto per il mio compleanno. Comunque ne approfitto per ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri sui vari social, quindi davvero grazie, grazie, grazie mille a tutti. Mi mando un bacione. Ogni anno registro questo video, questo tipo di video, e quindi anche quest'anno non poteva assolutamente mancare. Ho qui accumulata tutta la roba, sono davvero contentissima, ho ricevuto tanti tanti regalini e soprattutto ho vissuto un bel giorno, il 22 giugno, e un bel compleanno, quindi che diciamo è la cosa più importante. Ma iniziamo subito, allora direi di iniziare da lui perché mi guarda ed è questo bradipone che ha una storia dietro perché praticamente io e Fede per il giorno del mio compleanno siamo andati alle Gru, che è un grande centro commerciale che c'è qua a Torino, e c'era una macchinetta, avete presente quelle macchine che hanno il gancio e poi ci sono tutti i peluche, questo gancio, con questo gancio devi cercare di prendere un peluche. Ecco, noi siamo passati davanti a questa macchina qui, però abbiamo detto: aspetta, c'è un bradipo, anzi, ce ne sono due. Infatti c'era lei, perché è una bradipina, vedete qua per le sue ciglia tutte folte, e poi c'era il bradipo maschio. Abbiamo provato, abbiamo fatto quattro tentativi e all'ultimo tentativo lei è stata presa. Cioè, ragazzi, è bellissimo! Io poi sapete che il bradipo è l'animale proprio simbolo mio e di Fede, e quindi niente, sono stata troppo troppo contenta. Poi è fatta benissimo. Anche le. L'adesivo qua così si può chiudere. È troppo morbida Isabella e ovviamente andrà sul mio letto, anzi in questi 10 giorni è già stata sul mio letto. Poi proseguiamo con questi che sono dei girasoli Lego. Fede mi ha portato in un negozio Lego a Torino per scegliere dei fiori da aggiungere alle rose che mi aveva già regalato Lego, bellissime. E io ho scelto i girasoli perché sono davvero meravigliosi e fatti da Dio, li abbiamo montati insieme. E vi faccio vedere qua, vi metto qua il video di come è rimasto il vaso, troppo troppo carino. Quindi lui ha aggiunto questa tradizione dei fiori Lego e a me piace tantissimo. Poi, giusto per continuare il giro che abbiamo fatto il giorno del mio compleanno, siamo andati da Pandora. Sempre qui Fede ha iniziato questa tradizione di regalarmi un charm Pandora per l'anniversario e a Natale. E quest'anno mi ha portato anche per il mio compleanno, proprio in negozio questa volta. Mi ha regalato due charm. Allora, questo è il bracciale in toto con i vari charm accumulati in questi 4 anni e mezzo, praticamente quasi che siamo insieme. E questo qui è il charm, uno dei due charm che mi ha regalato, ovvero un bradipo, troppo troppo carino. E perché un bradipo? Oltre al fatto che è il nostro simbolo, anche perché noi quando siamo stati a Verona a giugno, siamo andati in un parco, il Parco Natura Viva, a parte che c'è anche il vlog caricato sul canale, ve l'ho pubblicato, dei nostri giorni a Verona. E comunque l'ultimo giorno siamo andati al Parco Natura Viva e c'era in questo parco il bradipo. Ed era la prima volta che vedevamo il bradipo dal vivo, perché c'è in pochi parchi. E quindi appunto il ricordo di Verona mi ha regalato il bradipo, che ha anche una scritta molto carina in inglese, incisa, che dice: le belle cose richiedono del tempo. Boh, molto molto carino. E poi, sono felicissima, ho finalmente un charm di Winnie the Pooh. Sapete, io adoro follemente, sempre adorato Winnie the Pooh da piccola e poi anche ultimamente, negli ultimi anni, mi è ritornata la passione. Quindi c'è questo Winnie the Pooh con il cappello da festa e poi il vasetto di miele vicino. È proprio dedicato al compleanno, infatti c'è scritto Happy Birthday, cioè invece di Happy, Happy Biape. E questo qui in particolare l'abbiamo messo, adesso non si vede perché è sotto, formato collana, quindi gli abbiamo aggiunto una collanina, una catenina, così lo posso indossare a collana. Bellissimo. Poi proseguiamo con i regalini. Allora, questo qui, diciamo, me l'ha regalato sempre Fede. Siamo andati, abbiamo fatto un giretto in un mercatino e ho trovato uno praticamente dei primi EP di Tiziano Ferro, che appunto è Perdono, ancora il prezzo in lire. E niente, per la mia collezione di CD di Tiziano, comunque di cose di Tiziano, è perfetto. Quindi lo metterò insieme agli altri CD che ho. E poi abbiamo anche trovato sempre in questo mercatino questo Stitch, che è troppo carino, che va a nanna, vedete, con la cuffietta, il pigiamino. Poi il latte, sembra un biberon. Comunque, troppo bello, ragazzi. E
e lui sarà aggiunto alla mia sezione dedicata a Stitch, al mio angolino di Stitch che ho in casa. Se non sapete di cosa sto parlando è perché vi siete persi il mio video home tour, quindi andate a recuperarlo. E sempre nel mio angolino di Stitch aggiungerò anche questo segnalibro meraviglioso, bellissimo. Adesso vi faccio vedere com'è. Guardate che bello! Ha incisa la frase di Oana, Oana significa famiglia, e poi tutta la frase qui. Poi c'è Stitch, troppo tenero, e il fiorellino hawaiano. Molto bello, ragazzi, è metallico, un segnalibro metallico, e ovviamente anche questo verrà aggiunto alla mia collezione. Poi, rimanendo sempre in tema Stitch, ho ricevuto anche questa sveglia meravigliosa, con Stitch in tutti i lati. Ci sta da Dio in casa mia. Poi della Broadway, della linea Desideri, ho ricevuto questo bracciale meraviglioso che ha tutte le perline, i diamantini lilla. Non so se si può notare il lilla, comunque è davvero bellissimo. E tra l'altro si abbina all'anello, sempre della Broadway, che mi aveva regalato Fede nel primo anno in cui stavamo insieme, e che è proprio questi diamantini lilla e viola, e quindi ci sta da Dio. Cioè, non so, vorrei farvelo vedere, ecco, forse così si vede meglio il lilla. Comunque, bellissimo. Poi questo portafoglio troppo troppo bello di Avon, infatti da parte di mamma, e di questo colore meraviglioso, ragazzi, cioè veramente io lo adoro, non so come descriverlo, è un borgogna, vabbè, comunque bellissimo. E poi è super super capiente, cioè ha questa parte dove mettere le monete, banconote, e poi questa parte che ha veramente un sacco di taschine, lo faccio vedere così perché ho i documenti dentro, comunque con un sacco di tasche, quindi ottimo, super super apprezzato. Poi, due regali non ce li ho qui perché li ho lasciati a casa dai miei, perché erano, diciamo, voglio lasciarli lì. Uno è il cuscino con la foto di Ultimo, una foto bellissima che mi piace tantissimo, con vicino il titolo di una sua canzone, ovvero Amati Sempre, che è una canzone meravigliosa che io stessa mi sono dedicata in un post su Instagram, sul mio profilo. Bellissimo, con una bella dedica da parte di Gianfranco, quindi c'è anche scritto, quindi lo vedete. E niente, ti ringrazio davvero tantissimo per tutti i regali che mi hai fatto per il mio compleanno. E poi l'altro regalo che non ho qui è una scatola, una box meravigliosa, cioè io adoro queste scatole a sorpresa, misteriose, con all'interno delle cosine per rilassarsi, cioè la candela, i sandali da bagno, delle calzine che sembrano tipo fatte a mano, troppo carine, una bustina profumata alla lavanda da mettere nell'armadio. Veramente queste box le adoro perché hanno tante chicchette all'interno e a me fanno impazzire. E ora, per ultimo, ma non per importanza, vi faccio vedere le cose che ho preso da Primark, perché il giorno del mio compleanno, così come l'anno scorso, sono andata da Primark e niente, ragazzi, ho trovato delle cose troppo belle, quindi ve le devo far vedere. Il primo è lui, questo cuscino super super bello di Angel, e io appena l'ho visto, cioè, immaginatevi la scena, c'eravamo io e Fede che camminavamo dentro Primark. A un certo punto mi vedo un letto con sopra sto cuscino e gli dico: oddio, 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 lo voglio, bellissimo! E infatti mi sono precipitata e l'ho preso subito. E poi è morbidissima la federa, cioè ragazzi, wow, troppo troppo bello, e si abbina perfettamente al mio letto e alla mia casa, che come sapete ha un bel po' di rosa. Poi, guardate che belle, ho preso le ciabattine di Stitch! Sono troppo belle, ragazzi, sono troppo belle. Anche il proprio Stitch qua di gomma, troppo bello. E poi mi piace troppo come c'è, cioè, la figura di Stitch che è tutto così tenerino. Belle, belle, belle. E poi ho preso roba da vestire, che è qua. Ho preso questa felpa, che poi naturalmente sfrutterò quest'inverno, quest'autunno-inverno, che con Stitch ed Angel. Guardate che carini, troppo troppo pucciosi, ovviamente, rosa. Poi ho preso sempre di Stitch, perché ragazzi non riesco a resistere, questa maglia, anzi questa me l'ha regalata Fede, è bellissima, di Stitch. Poi questo colore indaco, non so, a me fa impazzire. E anche qui, come potete vedere, è super cute, cioè io quando vedo Stitch in una posa cute, praticamente quasi sempre, devo prendere quella cosa per forza perché è troppo bello. Poi questa che mi fa impazzire, una camicia da notte di Angel, ma guardate che bel fucsia, cioè bellissima camicia da notte per quest'estate. Poi guardate che bello, ho preso una cosa non di Stitch, ovvero di Titti,
Cioè, appena li ho visti ho detto, devono essere miei. Sono troppo carini questi pantaloncini. Poi questo giallo proprio mi mette allegria. Bello. E poi anche Titti è sempre stato un mio amore. Meno rispetto a Stitch e Winnie the Pooh, però Titti e Titti, cioè, mi è sempre piaciuto. Poi ho preso le ultime due cosine che sono di Winnie the Pooh. Finalmente sono riuscita a trovare delle cose belle di Winnie the Pooh e le ho prese. Allora, ho preso questa maglia qui, questa t-shirt, con tutti e quattro personaggi, quindi Pimpi, Winnie the Pooh, Io e Tigro, di spalle, su un tronco, cioè bellissimo. E poi mi piace anche questo colore, perché è un azzurrino cielo, è bello, mi piace tanto. Questa l'ho presa volutamente una M, che però, cioè vedete, è gigante, perché la voglio utilizzare come pigiama. E ultimo, sono riuscita a prendermi un pigiamino proprio completo, maglia pantaloncino di Winnie the Pooh, ma soprattutto per il colore, ragazzi, finalmente ho trovato un pigiamino lilla di Winnie the Pooh, cioè questa combo mi ha proprio detto mi devi prendere, e infatti l'ho preso. E allora, la maglietta è questa qua, bellissima, con tutte le apine, troppo carino, poi tigro dentro il tronco, simpaticissimo. E poi i pantaloncini che sono altrettanto bellissimi, cioè ragazzi, guardate che carino con tutte le nuvolette, ok, basta. Sono felice, a posto, ho fatto il mio rifornimento da Primark, tutto a tema Disney. Perfetto, io penso di avervi mostrato tutto, come avete visto sono tante cosine, tanti regalini, sono davvero molto molto contenta. Fatemi sapere quali sono le cose che vi sono piaciute di più e scrivetemelo qua sotto nei commenti, non vedo l'ora di leggerli. Se vi è piaciuto questo video, come sempre lasciatemi un bel pollice in su e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!